Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. L'Italia, per il mantenimento del Parlamento, spende il 2,5% del PIL. La Camera dei Deputati è un centro di spesa inefficiente. La Lega Nord denuncia. È folle spendere 150.000 euro per il direttore artistico di Montecitorio e chiede niente di aria ai senatori a vita se non vengono in aula. È inaccettabile come è venuto avanti anche negli ultimi giorni sugli organi di stampa che ci siano stipendi che sono 5, 6, 7 volte quelli degli stipendi di parlamentari o 2, 3, 4 volte il suo stipendio. Parliamo del segretario generale della Camera, il compenso che è di 478 mila euro. Noi in questo ordine del giorno originariamente chiedevamo semplicemente di equiparare il tetto del compenso del segretario generale a quello del presidente della Camera. Ovviamente da fare in futuro, quindi senza andare a toccare il maturato. Quando si tratta di prendere delle decisioni che riguardano la povera gente, coloro che non ha diritto di espressione all'interno di questa aula, non ci preoccupiamo. Quando invece si tratta di andare a toccare dei profili altissimi delle cariche delle istituzioni garantite dalla Costituzione, allora ci tracciamo le vesti. Qui non funziona così. Qui dobbiamo mettere tutti sullo stesso piano. Visto che noi siamo i primi a dire che siamo tutti uguali, che siamo gente del popolo, che tutti dobbiamo stare e far vedere che siamo persone normalissime, di fare in modo che venga sfruttato meglio la questione del ristorante, per cui se sotto c'è il self-service non vedo perché non possa esserci anche sopra, e fare in modo che gli spazi che molto spesso sono vuoti possono invece essere pieni, e possiamo anche fare in modo che la gente che lavora al ristorante, che è diminuito di personale, magari invece possa essere incrementata, perché c'è anche un discorso di posti di lavoro, di persone che vengono qua, che guadagnano magari 600-700 euro al mese per fare poi dei turni spezzettati che difficilmente li possono portare un beneficio per quello che invece meriterebbero. Colleghi, sappiamo benissimo che nel caso non riuscissimo, e questo è un impegno, ad intervenire proprio sugli stipendi, a intervenire sulle auto blu, a intervenire sui privilegi, che sono odiosi quanto è improcrastinabile eliminarli. Basta la volontà e la consapevolezza che le aule parlamentari non sono una zona franca, una categoria protetta. Né un buon ritiro per nessuno, né per gli eletti né per i dipendenti. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.